www.maurizzopolli.it, recente articolo su Sole 24 Ore, truffe, il falso trading online ha sottratto 93 milioni di euro nel 2022, il doppio delle casi segnalati nel 2021. Il bilancio della Polizia Postale che evidenzia oltre 3.000 casi nel 2022, cioè 3.000 casi segnalati rispetto al 2022, cioè denunciati o che derivano da denunce dei cittadini o da evidenze della Polizia Postale. Quindi, truffe legate al trading online, che rappresentano poco meno del 20% delle 15.000 truffe che registrate online. Quindi noi diciamo sempre conoscere per decidere, attenzione a chi vi telefona per facili guadagni, perché come dice in inglese, greed is good, non è la buona fede, l'avidità. Quindi conoscere per decidere, il trading c'è, ma va fatto con cognizione di causa. Attenzione.